Ben rientrati dal periodo delle festività natalizie. Auguri chiaramente, anche se postumi, a tutti voi. Allora, per quanto riguarda questa attività che stiamo svolgendo in maniera molto assidua, ci riferiamo appunto a debiti fuori bilancio che sono stati ereditati da questa amministrazione nel corso degli ultimi almeno 6 anni. Quindi stiamo parlando comunque di debiti fuori bilancio che hanno avuto una loro manifestazione per competenza in periodi pregressi rispetto a quelli attuali, però per l'anomalia che i debiti fuori bilancio rappresentano, essi stessi poi nel momento in cui vengono riconosciuti trovano l'effettiva competenza nell'anno in cui tale riconoscimento avviene. Questo, come penso tutti voi sappiate, incide su gli spazi di finanza pubblica, non sui saldi finanziari, quelli di cassa, perché tali debiti hanno avuto una postazione all'interno del fondo per il riconoscimento degli stessi. Quindi dal punto di vista finanziario le risorse sono state accantonate, ma non è stata effettuata la relativa poi compensazione di cassa. Ecco, oggi siamo chiamati a fare questo, siamo chiamati a fare un'attività che le precedenti amministrazioni si sono in qualche modo ben guardate di fare, e questo poi deriva anche il problema che abbiamo visto adesso sul fatto di dover inserire all'interno del deliberato un disposto che vada a sanare anche quelle che sono delle proposte di riconoscimento che richiedono un'ulteriore istruttoria. In particolare ci riferiamo a tutte quelle disposizioni che in questo momento non hanno ricevuto la regolarità dei lavori effettuati o del relativo collaudo. Pertanto, ritenendo importante invece addivenire al riconoscimento di questi importi, si è pensato di costruire questo percorso di riconoscimento semplificato. In merito alle varie proposte che adesso vedrete elencate e che saranno oggetto appunto di votazione, ci riferiamo principalmente a somme che afferiscono ai municipi, quindi sono debiti fuori bilancio che provengono da strutture territoriali. Hanno una loro validità sia dettata dalla norma, perché riguardano le famose lettere A, quindi quello che il TUEL appunto definisce come le sentenze passate in giudicato, quindi disposizioni di pagamento alle quali l'amministrazione non può non prestarsi. Quindi siamo certamente tenuti a riconoscere tali somme perché un'autorità terza si è pronunciata in merito. Vi sono poi anche altre delibere, in particolare parliamo di quelle lettere E, quindi sarebbero servizi erogati in somma urgenza, che hanno determinato altri debiti fuori bilancio, come potete notare, riguardano sempre opere messe in sicurezza di edifici dell'amministrazione, di scuole o altro. In questo caso la disposizione che si è provveduta a inserire all'interno con questo emendamento garantisce anche questo tipo di attività di riconoscimento. L'occasione però mi è gradita anche per specificare il motivo per quale ci troviamo qui a fare questa attività. Allora, come ben sapete tutti quanti, l'amministrazione, in questo caso la Giunta, il 15 novembre ha adottato lo schema di bilancio che è stato poi oggetto di discussione nei giorni successivi, nei precedenti giorni di dicembre. E, in quell'occasione fu sollevato dall'organismo di revisione finanziaria, quindi dal Collegio dei Revisori di Roma Capitale, l'esigenza di dare spazio al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto essi stessi erano diciamo un elemento di criticità
che era stato trascurato da troppo tempo e che necessitava quindi di un ulteriore approfondimento. Approfondimento dal punto di vista del riconoscimento degli spazi, che è avvenuto soltanto il 9 di dicembre, la comunicazione è del 7 di dicembre, ma il riconoscimento di spazi è pervenuto a questa amministrazione il 9 dicembre, e molti di questi debiti fuori bilancio comunque riguardavano procedure già messe in istruttoria sia presso l'organismo di revisione, quindi molti di questi debiti fuori bilancio che oggi ci troviamo a riconoscere o comunque che cercheremo di riconoscere sono stati comunque oggetto per diversi mesi di attenzione da parte degli uffici, non solo il segretariato ma anche i revisori legali dei conti. E anche per fare questo tipo di istruttoria il tempo non è poco, richiede chiaramente un approfondimento da parte di più uffici, e questa è un'attività che stiamo svolgendo in maniera molto molto pressante per cercare di riconoscere il quantitativo maggiore di debiti fuori bilancio che questa amministrazione ha ereditato. Ripeto, siamo intorno ai 213 milioni come importo complessivo dei debiti fuori bilancio che sono presso gli uffici, ma di questi 213 non tutti hanno un parere rilasciato dall'OREF, ad esempio, o comunque, come avete visto in questo caso, non hanno la regolare esecuzione o il collaudo tecnico. Quindi anche su questo gli uffici si sono dovuti adoperare per cercare di creare un presupposto che potesse portare poi al riconoscimento di tali debiti. Riguardo alle considerazioni che sono state mosse in merito alle successive attività, allora ricordo che la Commissione Bilancio in questo momento è sempre aperta e quindi riceve costantemente gli input e le attività che vengono svolte dalla Giunta sul riconoscimento di tali debiti. Gli stessi revisori legali dell'OREF quindi sono impegnati nel procedere il più possibile a dare il loro parere in merito a questi debiti, e quindi anche ieri fino a tardi sono stati a predisporre i pareri per, in questo caso ad esempio, per delibere ATAC. Abbiamo ulteriori anche debiti per i quali occorre il parere, e in questo momento stiamo tutti quanti lavorando, tutti gli uffici si stanno occupando per fare questo. L'obiettivo chiaramente è coprire il più possibile quelli che sono gli spazi che sono stati concessi dal MEF, quindi spazi non utilizzati dalla gestione commissariale e resi disponibili per la gestione ordinaria di Roma Capitale, e dall'altra parte comunque utilizzare anche quegli spazi che, grazie all'attività che abbiamo fatto con la ragioneria di ricerca di tutte quelle economie e di stralcio di tutte le opere che non erano cantierizzabili entro la fine dell'anno, liberando quindi spazi che sono quindi interni dell'amministrazione, che sono stati messi a disposizione assieme a quelli del MEF per raggiungere una soglia di riconoscimento di debiti molto ampia, diciamo stiamo parlando di oltre 180 milioni di euro. Questa attività sta proseguendo, la Giunta anche oggi è stata convocata per riconoscere ulteriori debiti fuori bilancio, ci auguriamo di arrivare entro la fine della giornata ad avere un plafond che superi i 70 milioni di euro, e andremo avanti chiaramente rispetto alle disponibilità anche degli revisori legali per riconoscere altri debiti. Ad esempio qui abbiamo oltre 44 milioni di euro che vengono semplicemente dal SIMU, e parliamo quindi di tutte quelle opere che hanno riguardato le manutenzioni stradali o quant'altro, e anche su questo chiaramente l'attività, non potete immaginare, non è banale, ecco. Questa attività è importante anche perché produce come effetto sia l'accoglimento di quella che è stata una delle ragioni per le quali l'OREF ha ritenuto di non dare parere favorevole alla progettualità di bilancio che era stata presentata, quindi in questo modo stiamo accogliendo comunque uno dei rilievi dei revisori, ma nello stesso momento stiamo anche facendo un'altra attività molto più importante, che è quella di dare spazio e respiro
a quelle imprese che per anni hanno aspettato di essere pagate. Quindi stiamo finalmente anche adempiendo a quello che è un obbligo di questa amministrazione nel riconoscere tali importi a chi ha erogato servizi a favore della nostra amministrazione. Riteniamo che questo approccio sia un approccio importante e debba essere sicuramente tenuto in considerazione. Ringrazio tutti i consiglieri qui presenti perché stanno comunque con la loro presenza e con il loro contributo cercando di realizzare questo obiettivo che, ricordo, non è stato realizzato da altre amministrazioni, e quindi in questo ci rendiamo pionieri su questo fronte, che non è certamente un fronte banale. Ricordo come ultimo punto che non c'è stato inadempienza o rallentamento da parte di questa amministrazione su questi debiti, sia per i tempi con i quali abbiamo ricevuto questi spazi e poi anche per tutte le disposizioni che sono state oggetto di attenzione da parte degli uffici. Abbiamo tutti i numeri di protocollo e anche tutte le date con le quali sono stati consegnati i relativi atti. Quindi su questo stiamo facendo un lavoro incredibile, perché stiamo cercando di recuperare il tempo che in realtà non è facile recuperare, proprio perché l'attività di istruttoria non è banale. Ovviamente ringrazio anche le opposizioni che giustamente hanno sollevato la loro responsabilità nel fatto di essere presenti in questo momento in aula, a maggior ragione la maggioranza che invece sta prendendo carico di un onere che non gli spetta, perché stiamo parlando di debiti fuori bilancio delle precedenti amministrazioni. Ricordo alla destra, nella fase di redazione di questo bilancio, dato che sono stato attaccato su una bocciatura che, ripeto, è una bocciatura che assolutamente io rimando al mittente, innanzitutto perché se leggete il parere troverete che sono rispettati tutti i vincoli e tutti gli equilibri finanziari previsti. L'unica cosa che viene contestata a questa amministrazione, e quindi non sul bilancio, sono la possibilità che si possano verificare degli eventi che possano riportare al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Quindi la ragione per la quale l'OREF ritiene che la proposta di bilancio che abbiamo presentato in giunta il 15 novembre è legata semplicemente e unicamente a un fatto, agli spazi finanziari che, ricordo, sono concessi per legge dal Ministero, dal Governo, ok? Quindi è per legge, quindi questo principio è un principio di legge che i nostri revisori in questo momento inseriscono all'interno delle motivazioni, quali motivazioni per un parere non favorevole. Questo è l'unico aspetto, e richiamano appunto i debiti fuori bilancio. Oggi, per adempiere a un impegno che ci è stato richiesto anche da revisori, ma che ci è chiesto prima di tutto e innanzitutto, come ho già detto, da tutti i fornitori di Roma Capitale che negli anni hanno erogato servizi per questa amministrazione, perché noi lo partiamo da loro innanzitutto. Altri hanno fatto contenziosi, hanno aperto chiaramente dei procedimenti con l'autorità giudiziaria, e quindi ci troviamo adesso a dover pagare anche, come ricordava il consigliere Cozzoli, anche ulteriori somme, proprio perché l'amministrazione non ha riconosciuto tali somme nei tempi e nei modi in cui andava fatto. Oggi questa amministrazione si trova invece in una posizione proattiva e sta cercando di risolvere un problema che assolutamente non riguarda questa amministrazione. Per quanto riguarda le procedure e i tempi, dato che io non accetto che venga anche attaccata l'amministrazione capitolina, perché in questo momento, ricordo, se volete vi do tutte le date di tutti i protocolli di quando questi debiti fuori bilancio sono arrivati agli uffici, e sono arrivati molto prima di quando questa giunta si è insediata, molto prima. E l'attività istruttoria che richiede un debito fuori bilancio è un'attività complessa che richiede tempo. Per quello abbiamo sempre richiesto, e ha richiesto anche precedentemente l'altro assessore, al governo gli spazi per potersi muovere d'anticipo. Purtroppo questi spazi sono arrivati, la comunicazione è arrivata il 9 di dicembre, e quindi ci siamo dovuti e potuti muovere con gli uffici per sollecitare l'attività istruttoria soltanto dopo, perché prima ci veniva detto tanto non è
non ha senso lavorare perché tanto gli spazi non ci sono e quindi non si possono riconoscere questi benedetti debiti fuori bilancio. Ecco, diciamolo chiaramente com'è. Questa è un'attività complessa. Chiaramente noi sappiamo benissimo come si sono creati questi debiti. Faccio un esempio alla destra. Sotto la giunta Alemanno è stato sottostimato ogni anno di 20 milioni di euro le utenze idriche ed elettriche di Acea. Abbiamo debiti fuori bilancio con Acea in quel periodo 2008-2014 di 160 milioni di euro e di questi debiti qui non se ne parla. Ok, quindi quando si va a contestare che un bilancio viene fatto male, innanzitutto non lo accetto, perché questo bilancio è stato costruito regolarmente e rispetta tutti i vincoli, tutti. Tutti, e l'OREF lo dice, se volete vi menziono tutti i punti di questo parere in cui si dice che sono rispettati tutti gli equilibri, ok? Quindi se poi il problema è un problema legato agli spazi finanziari, ripeto, anche lì vengono negoziati ogni anno col governo. Ricordo come ultima cosa che la legge di bilancio appena approvata, noi abbiamo portato il bilancio il 15 novembre, come la legge prevede, con lo schema per i vincoli del patto di stabilità, per gli spazi di finanza, quello lì del 2016, è stato aggiornato, adesso il fondo pluriennale vincolato rientra nel prossimo triennio, abbiamo spazi finanziari di circa 200 milioni, ok? Quindi il parere dell'OREF, giustamente fanno riferimento a criticità, criticità che riguardano appunto i debiti fuori bilancio di cui stiamo parlando oggi, debiti che riguardano precedenti amministrazioni. Oggi noi stiamo facendo di tutto per riconoscere questi debiti e vi comunichiamo anche che per il fatto che c'è stata una legge di bilancio approvata ed è stato riconosciuto questo ulteriore triennio sugli spazi, abbiamo spazi ulteriori che si sono venuti a creare. Ok? Quindi in questo momento il lavoro che stiamo facendo è un lavoro assolutamente improntato nella direzione di togliere quelle criticità, quel cappio al collo che l'amministrazione ha avuto in questi anni sui debiti fuori bilancio. Ultima cosa, Tronca aveva detto che sarebbe venuto e avrebbe riconosciuto i debiti fuori bilancio, avrebbe fatto un lavoro importante sui debiti fuori bilancio. Anche Tronca, con tutta la forza che poteva avere, perché comunque era un commissario straordinario con tutti i poteri, non è riuscito a riconoscere molti debiti fuori bilancio, tanto che sono rimasti qui in capo a questa giunta e questa amministrazione. Oggi noi stiamo facendo un lavoro importantissimo, gli uffici stanno lavorando e stanno lavorando da mesi su questi debiti. Prendetevi tutti i protocolli e di tutta l'attività fatta e dopo vedrete che quello che vi sto dicendo è corretto. Stiamo cercando semplicemente di incentivare e di spingere gli uffici a lavorare sempre di più e a trovare tutte le istruzioni, e anche l'emendamento lo dimostra. Stiamo cercando di trovare quei percorsi per semplificare e riconoscere il maggior numero di debiti, perché riteniamo che questa è una situazione che non va bene, come dicono i revisori, è una situazione che va risolta. Quindi, ripeto, di fronte a tutte le contestazioni che ci vengono fatte, io dico semplicemente, in questo momento questa amministrazione si sta muovendo, avevamo già messo in calendario il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, avevamo considerato i tempi che erano necessari per le istruttorie da parte degli uffici nel momento in cui abbiamo ricevuto le comunicazioni degli spazi e successivamente abbiamo subito messo gli uffici a lavorare, il segretariato, anche lo stesso OREF, perché ogni singolo debito, ogni singola delibera che stiamo discutendo richiede il parere dell'OREF, quindi anche lì sono delibere complicate. Abbiamo delibere molto importanti, è vero che queste sono piccole ma riguardano i municipi, ma adesso arriveranno anche quelle delle strutture dipartimentali che assolutamente non scherzano. Abbiamo anche debiti fuori bilancio delle nostre società partecipate, anche lì è importante riconoscerli per dare quell'equilibrio che è necessario costruire proprio in sede di consolidato. Ecco, questa è l'azione che stiamo facendo. Ripeto, il bilancio non è stato bocciato dall'OREF, il bilancio è stato ritenuto, se volete ve le leggo proprio le parole, valutato positivamente la politica di bilancio ispirata ai principi di prudenza adottata dall'ente per gli esercizi 17 e 19. Viene semplicemente rilevata invece la criticità relativa agli spazi di finanza pubblica. Questo è il rilievo che viene fatto dall'OREF ed è questa l'attività che stiamo facendo oggi. Stiamo dando agibilità al bilancio affinché si possa ripresentare con qualche emendamento tecnico che va a recepire oltretutto tutta l'attività fatta dalle commissioni, 11 commissioni sono state fatte, proprio per dare quella coerenza
su tutte le voci di bilancio e per dare delle risposte anche agli uffici che in maniera molto abbiamo incitato le loro risposte, che sono arrivate comunque tardi e quindi le abbiamo recepite. Per quanto riguarda invece l'attività, quella propositiva che ci viene chiaramente proposta dai revisori, stiamo parlando dell'aggiornamento al DUP. Veniva ricordato dalla collega, dalla consigliera Baglio, appunto, che era stata fatta una propedeutica, era presentata una propedeutica sul DUP. In quel caso noi abbiamo risposto semplicemente dicendo che la parte diciamo che ci veniva sollevata era in realtà oggetto di costruzione di obiettivi strategici e programmatici nel PEG e quindi avremmo comunque recuperato quell'aspetto che non era stato inserito all'interno del DUP. Accettiamo anche questo tipo di, diciamo, di osservazione, ripeto, comunque risolta attraverso il PEG. Integreremo quindi con una nota di aggiornamento che è prevista da legge, perché è prevista entro il 31 dicembre, adesso con i tempi spostati parliamo del 31 gennaio, quindi nei tempi presenteremo la nota di aggiornamento al DUP, l'emendamento tecnico che servirà appunto per recepire tutto il lavoro fatto dalle commissioni e si va avanti, proprio perché le condizioni di contesto che vengono richiamate dai revisori si stanno modificando, sia in virtù della legge di bilancio dello Stato appena approvata, che ripeto amplia gli spazi, e dall'altra parte c'è un'attività che stiamo facendo oggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che porterà per i prossimi esercizi spazi sempre maggiori. Grazie.